Le scuole, come voi sapete, gli istituti comprensivi si sviluppano all'inizio del corso scolastico un piano di offerta formativa. Sulla base del quale un genitore sceglie qual è la scuola a cui affidare il proprio figlio. Quindi partendo da questo diritto, che credo sia un diritto primario, il malcontento dei genitori innanzitutto non sta sul fatto se la Cingolani abbia usato dei criteri che rispettano ciò che la regione ha deliberato o meno, ma sta sul fatto di cercare di risolvere il problema a che un bambino dalla scuola dove il genitore ha scelto che lui dovesse frequentare non venga spostato. Perché presumibilmente, apprezzo quello che lei ha detto, nel senso che farà ristabilire i criteri sulla base del quale questi bambini saranno trasferiti, ma ripeto, presumibilmente lei fra 10 giorni avrà qui 100 genitori delle classi che saranno trasferite. Quindi non ci saranno le nostre facce, probabilmente la mia sì, perché io rappresento i genitori, ma ci saranno altri genitori. Noi usciamo adesso da una riunione con la preside, alla quale abbiamo posto innanzitutto le stesse perplessità, anzi lei non ha espresso perplessità, ma comunque ha dato degli incisi. Noi abbiamo espresso perplessità in merito al criterio in base al quale lei ha deciso questo spostamento andando contro ciò che aveva deliberato la regione. Ma ancora prima noi abbiamo cercato di ottenere un qualche risultato perché questo non avvenga proprio, o meglio, o avvenga nel modo meno doloroso possibile. Le nostre proposte, la preside ci ha invitato a proporre delle proposte, e noi le nostre proposte quali erano? Per esempio, dire ma facciamo questo anche, cioè vorrei fare un attimino una premessa, sembrerebbe che questo problema del dimensionamento affondi le sue radici a qualche anno fa, non è una questione di adesso. E le parti imputate sembrerebbero lo siano sia i dirigenti delle due scuole sia il comune. Perché se il comune, sovraintendendo in parte, ovviamente subordinato all'autonomia della scuola, insieme ai dirigenti, avessero preso il problema di petto 3 o 4 anni fa, probabilmente gli istituti comprensivi sarebbero già adeguati a quanto le normative dettano. Senza questo inserimento, perché ci hanno detto che la legge sul dimensionamento risale a 4 anni fa. Per cui io credo che sulla base di un censimento, sulla base di quello che era la popolazione, delle risorse umane, si poteva fare uno studio e cercare magari che posso dire, guarda, professoressa Cingolani, lei già deve cominciare a cedere delle prime, lei magari, professora Cressi, deve cedere delle medie, oggi potremmo essere arrivati a un risultato, lo stesso risultato, senza dover far pagare un qualcosa ai bambini. Quindi detto questo, sembrerebbe che l'unica soluzione, perché quando noi alla fine abbiamo detto alla professoressa Cingolani, qual è l'unica soluzione, cioè, qual è la possibile soluzione perché questi bambini non vengano trasferiti? E gli abbiamo chiesto la domanda specifica, allora è possibile che queste classi non vengano cedute? No, quello va fatto a super forza. Allora l'unica soluzione qual è? L'unica soluzione è che il comune metta a disposizione delle nuove aule. A quel punto è semplicemente una risata generale, perché voglio dire, non ci saranno probabilmente soldi da andare a togliere la condensa se ricordo che ci saranno i soldi. Quindi noi genitori adesso ci ritroviamo a rimbalzare da un organo a un altro. E ripeto, io sono peraltro un genitore anche coinvolto, vorrei porre la vostra attenzione, anzi apriamo un attimo il discorso che ha fatto sulle maestre. Noi sappiamo le garanzie di Agressi e lo ringraziamo pubblicamente per non aver ostacolato eventualmente questo passaggio con delle manovre magari diverse, ma innanzitutto credo che il progetto che ha dato origine a tutto questo, cioè che la Cingolani abbia delle medie, può darsi pure che sia un progetto che non abbia il suo giusto, non venga realizzato, perché da sentire dallo scontento dei genitori molto probabilmente le quinte che adesso stanno frequentando l'istituto della signora Cingolani non saranno disposte ad andare a Livatino, per cui probabilmente sposteranno i bambini. Stessa cosa, i bambini che stanno alle elementari della Livatino non vedono di buon occhio lo spostamento dei propri bambini verso un altro istituto. Per cui ci viene, non dico il sospetto, ma la preoccupazione che la cosa non sia stata fatta magari bene all'origine. Per cui, ripeto, se non sono noi, chiediamo a voi di rappresentanza, diciamo io non mi posso leggere la rappresentanza, sono un membro dell'istituto, per cui la chiedo anche a livello personale, se c'è una soluzione, chiediamo a voi, oltre, ripeto, apprezzando la vostra iniziativa di poter riformulare tutti i criteri sulla base del quale
devono trasferire questi alunni, ma se c'è una soluzione affinché questo non avvenga proprio. Magari un consiglio, fare da oggi in poi magari una cessione graduale, cioè dopo questa strada cominciare le iscrizioni che vengono scelte dalla professora Gressi, che nell'arco di 3 anni potrebbe creare dei compiti di scuola materna, di scuola primaria. Quindi la mia domanda è questa: se credete che ci sia una soluzione perché questo trasferimento non avvenga neanche.